fine partita della gara di Rovello presso Thomas Valentino, una gara, io tante volte vorrei soffermarmi soprattutto sulla solidità di giovani e meno giovani, nel senso che nelle difficoltà io ti ho chiesto sempre punzecchiandoti un po' del mercato, ma insomma mi sa che siete orientati ad andare avanti così, è arrivata la settima consecutiva oggi. Voilà, allora, innanzitutto se parliamo di Moraghi e di Ciardiello penso che penseremo di clonarli, perché c'è un piccolo problema. Avevamo chiesto a loro di fare un minutaggio dedicato quest'anno, invece stanno dimostrando di essere protagonisti. È un anno un po' sfortunato a livello di infortuni, ma fortunatissimo a livello di scoperte. Devo fare un plauso ancora a Ferrario, che ha fatto una partita fantastica, è il nostro giovane, quindi quando i nostri giocatori giocano anche questo tipo di partite siamo ancora più soddisfatti. Arrivavamo a Rovello con grande preoccupazione perché è una squadra allenata benissimo, una squadra piena di giovani, molto forte, il quarto miglior attacco del campionato, quindi l'abbiamo preparata con la paura di non pensare di avere gli uomini, diciamo, la panchina così lunga per riuscire a tenere la loro verve, perché non mollano mai. Invece questa per noi è stata una dimostrazione che probabilmente siamo quel gruppo che io volevo a giugno, quando io mi ricorderò sempre quello 0-0-4 finale di secondo a Pizzichettone, quindi diciamo che è andata come sta andando bene, sono contento. Ecco, la settima di fila, adesso c'è chiaramente anche un paio di partite importanti, secondo me avete cerchiato quella con Busto Arsizio, è solo una mia idea, oppure c'è la voglia comunque anche di provare anche a duettare con quella che fino a questo momento è la più forte, classifica alla mano? Guarda, come dice Chicco Sassi, noi non guardiamo la classifica, guardiamo noi per crescere. È chiaro che Busto con il giocatore in particolare, ma senza nulla togliere agli altri, ha poco a che vedere con questa categoria. Pertanto noi quando ci guardiamo lì dove siamo, pensiamo a che stiamo lavorando bene. Cioè abbiamo un altro tipo di test, di mentalità, e vogliamo mantenere la nostra senza nulla togliere agli altri. E quindi il 5 sarà probabilmente una partita, secondo me deve essere una festa, e mi piace stemperare già subito gli animi perché c'è gente che parla di derby, cioè lo stanno pompando più da fuori che da dentro. Noi siamo tranquillissimi, vogliamo andare a divertirci come stiamo facendo in tre partite, e arriveremo lì carichi, chiaramente, anche perché abbiamo degli ex da dover salutare che chiaramente sono lì e stanno facendo anche bene, quindi per noi abbiamo lasciato un bel ricordo, vogliamo solo fare bene, speriamo di poter fare uno sgambetto a una squadra che in questo momento ha un qualcosa in più di penso di tutti, perché c'è un giocatore che è abbastanza fuori categoria. Ti posso chiedere una cosa io, dimmi come hai visto i giovanotti di Rovello, perché comunque mi sono sembrati abbastanza quadrati fino a un certo punto, poi si sono sciolti sotto le bombe di Ciardiello. Ma sai, i giovani sono sempre belli vedere giocare. Voi nel senso di Rovello state facendo un programma che è da apprezzare. Avevamo voluto farlo in teoria anche noi il primo anno della C1 e chiaramente abbiamo pagato l'inesperienza. Voi non lo state facendo, avete fatto una partenza razzo, e spero che vi possiate già subito riprendere dalla prossima, ma complimenti, perché è quello che piacerebbe al basket, ricollegandomi al discorso di prima. Questo deve essere la C1, lanciare i giovani, i nostri giovani, e fare le star da fuori, penso che possano meritare campionati migliori, non c'è bisogno di farli venire in campionato male. Infatti la classifica capocannonieri parla di Mortara, che sono quelli che vengono da fuori, il vostro Hidalgo, che è illegale perché è veramente forte, ma viene Hidalgo viene da Roma, lo sappiamo, no, però gli altri che sono nella classifica cannonieri top sono quelli che vengono da fuori, e il Bustocco, scelte di vita, scelte societarie. Volevo, se posso, ringraziare tantissimo i nostri ragazzi, gli Indomabili, che sono un gruppo di ragazzi che ci sta seguendo ovunque e ci sta dimostrando il loro affetto, ci danno, diciamo, il sesto uomo in campo, e veramente devo ringraziarli perché sono fantastici ogni sera di più. Grazie Press. Buon Natale. Buon Natale, sì. Coach Sassi, intervista doppia come le Iene. Ciao. Ciao. Benvenuto a Rovello, ciao. Porro. Grazie. Raccontaci come hai preparato la partita, raccontaci come hai cercato di arginare i giovanotti rovellesi. Tutto non posso dirvi, però... E così ci prepariamo per il ritorno. Però no, era una partita un po' complicata perché Rovello gioca con quintetti atipici. Quando ha fuori Romei, ha in campo Villa e Barbizan, che sono due giocatori che ti portano a giocare sulla linea dei tre punti, che sono giocatori mobili, giocano bene senza la palla, aprono il palleggio, e quindi abbiamo dovuto preparare la partita in questo senso, con delle scelte tattiche che penso che alla fine abbiano pagato molto, perché oltre a limitare loro, quindi i lunghi atipici, siamo anche stati bravi poi a non dare, diciamo, spazi semplici, a non lasciare spazi in mezzo al campo anche per gli esterni. Quindi la chiave penso che sia stata sicuramente la prova difensiva, tenere a 58 Rovello, che
e se non ricordo male è il quarto miglior attacco del campionato e ha 70, credo 77-78 di media, tenerli a 58 in casa loro penso che sia tanta roba, ecco. Coach, 55 anche rimbalzi a 25, un altro dato eloquente, avevo buttato l'occhio, stava finendo la partita, esatto, e poi soprattutto vincere quasi di 20 punti con un Hidalgo normale, sono dei dati che chiaramente fanno anche questi la differenza. Sì, esatto, l'altra cosa oltre alla difesa, che vabbè, che fa sempre parte poi un aspetto difensivo, è sicuramente l'aver controllato i tabelloni, ecco, diciamo che da quel punto di vista il giocare con dei, magari con dei lunghi atipici ti permette di aprire il campo, di avere certi tipi di vantaggi, magari sei un po' più scoperto a rimbalzo e noi siamo stati bravi quindi a andare anche in quel caso a prenderci questi spazi. Moraghi credo che abbia fatto una partita monumentale, poi anche oggi avevamo delle assenze quindi non abbiamo potuto toglierlo dal campo, ha dovuto giocare praticamente 40 minuti e però l'ha fatto con un agonismo e con una presenza dentro l'area importante, ma poi tutti, anche gli esterni, hanno lavorato bene al rimbalzo e 61-28 il dato. Quindi onestamente è un grande dato e sono molto contento. Ultima cosa, coach, si parla sempre dei presenti ovviamente, ma io ti chiedo quando torneranno Clerici e soprattutto Clerici e Lepri, insomma. Sì, Freri, spero il prima possibile, ormai è 3 settimane che dico che la settimana prossima speriamo di recuperare qualcuno. Il 5 gennaio col press. No, io spero prima, anche perché onestamente noi è già la terza settimana in cui siamo in emergenza, perché eravamo in emergenza già a Cantù contro Cermenate e anche oggi, ok, cioè Calzavaro ormai lo diamo perché è perso per la stagione, ok, però oggi è rientrato Marusic e Freire è uscito definitivamente, settimana scorsa se l'ha fatto male in riscaldamento. E quindi anche durante la settimana per noi è complicato, perché quando ti mancano, sì, perché quando ti mancano comunque 3 giocatori sui 10, alcuni anche del quintetto che ti danno equilibri importanti in campo, è tutto più complicato. Però devo dire che chi c'è sta lavorando benissimo ugualmente, siamo un po' più fantasiosi, stiamo portando su i nostri 2003-2004 allenarci in gruppo, quindi cerchiamo di mantenere alta l'intensità e oggi si è visto. E sui rientri, ripeto, spero il prima possibile, però vanno rivalutati ancora in settimana, sono problemi muscolari, quindi con i problemi muscolari bisogna sempre andare con i piedi di piombo. Grazie. A voi. Bene, complimenti per la partita. Grazie. Ci vediamo al ritorno. Ciao. Ciao, ciao. Matteo Bonassi, su. Un po' di allegria. Abbiamo cominciato bene, stiamo finendo non tanto benissimo l'anno, ma voglio dire, abbiamo cominciato in modo inaspettato. Quindi queste partite ci sta a perderle, magari non così, ma ci sta a perderle, però era nel conto questa qua, no? Sì, ma non è la sconfitta in sé, sinceramente. Purtroppo non è stata una partita in cui non posso neanche dire che non l'abbiamo approcciata con grinta, perché in realtà l'abbiamo approcciata molto bene, infatti la partenza è stata ottima, però dopo quel time out loro ovviamente basta. Abbiamo avuto un altro momento in cui siamo partiti bene nel terzo quarto e l'avevamo riaperta, siamo arrivati 40-46. Sbagliato un tiro, prendiamo un tiro e boh, ci siamo disuniti. Non mi è piaciuto quello, ecco. La differenza vera, sinceramente, oggi con una Gallarate ovviamente decimata, non era solo tecnico, perché comunque avevano un po' di frecce in meno per il loro arco, è stato purtroppo di grinta, di intensità, di voglia, lo testimoniano la metà, il 50% dei rimbalzi, loro 60, noi 30. Coach, t'avevo visto anche in maniera diretta nella vittoria di Legnano, quella che probabilmente vi aveva consacrato nell'inizio scintillante di Rovello. Una matricola, si dice sempre, deve pagare magari lo scotto ogni tanto. Secondo te lo state pagando un pochino adesso? Avevi messo in conto magari un possibile passaggio a vuoto e soprattutto arrivavate anche dal turno di riposo. Cosa chiedi adesso ai tuoi ragazzi per chiudere bene questo girone d'andata e l'anno? Ma allora, il fatto di pagare lo scotto prima o poi era da fare, nel senso che comunque noi siamo, il calendario ci ha dato una partenza più di scontri diretti, tolta Legnano e Busto nelle prime 4, avevamo poi tutti gli altri, erano scontri diretti e da quel lato ci ha favorito per l'approccio al campionato, poi però ci ha messo un mese e mezzo di squadroni di fronte, infatti c'è. Ero pronto a fare anche un filotto di sconfitte, non è assolutamente. Infatti
tolta oggi, le altre ce le siamo giocate. Oggi ce la siamo giocata per troppi pochi minuti, purtroppo. Io sinceramente quello che chiedo, che l'ho chiesto anche a metà partita, è quello di tornare a divertirsi vero, cioè di giocare a pallacanestro con grinta, con voglia, un po' sfacciati, un po' sfrontati, perché vabbè, certi giocatori noi non ce li abbiamo, come anche corretto che sia, nel senso che comunque noi siamo quella che è neopromossa, abbiamo aggiunto anche ragazzi giovani, interessanti. Quello che vogliamo provare a fare è quel tipo di discorso. La voglia, la grinta, l'entusiasmo non viene solo dalle vittorie, non deve venire solo dalle vittorie, ma dall'affrontare questo campionato, che per tanti è nuovo, per tanti invece è, per dire, posso starci, posso dimostrare di starci, anche se sono stato un po' di anni sotto come categoria. Quindi secondo me deve tornare quel discorso di quell'entusiasmo di fare la C-Gold e non l'entusiasmo se ho vinto o ho perso, perché altrimenti diventerà dura, perché comunque noi siamo una squadra destinata a fare più sconfitte che vittorie probabilmente, e quindi non dovrà essere quello il punto di riferimento, la vittoria no. Sì, ci aspetta adesso una bella trasfertina prenatalizia in quel di Cantù, dove andremo a trovare i giovanotti del 2002 con qualche anzianotti del 84, e questa bella miscellanea, se girano tutti come girano, sono una squadra super. Noi cercheremo come al solito di interrompere le loro stupende giocate e di metterci la nostra energia, che sappiamo che riusciamo a mettercela in tanti momenti. Sì, no, assolutamente. Beh, stiamo parlando comunque della società che fa del settore giovanile nella provincia la migliore, insomma, ecco, anche come risultati nazionali. Quindi assolutamente ci troveremo gente, ragazzi, sì, magari acerbi dal punto di vista di età anagrafica, ma in realtà molto preparati, molto anche maturi dal punto di vista di gioco. Lo testimonia comunque ottime partite che hanno fatto e che continuano a fare. Infatti sarà complicato un po' quel discorso lì, non penseremo di avere davanti dei ragazzini, tutt'altro, abbiamo davanti però gente che magari va molto più veloce di noi, quindi quello è da affrontare in una certa maniera. Oltretutto per metà squadra è un po' un derby, perché metà viene da lì, quindi escono un po' da lì, e quindi sarà ancora più emozionante. Bene, grazie coach. Grazie. Alla prossima. Auguri a tutti, buon anno, buon Natale. Ringraziamo Piero per tutto quello che fa per noi durante le nostre stagioni di basket. E amici di Piero, buonanotte, ciao a tutti.